ragazze, allora questo è il video su alcuni acquisti che ho fatto oggi. Ho deciso di dividerlo in due parti perché il primo è sugli acquisti che ho fatto a Lit Style Makeup ed è una nuova apertura che c'è stata nella mia città, mentre gli altri prodotti che ho preso sono comunque di Fior di Magnolia eccetera eccetera, quindi sono acquisti un po' random così. Allora, prima di iniziare voglio dirvi una cosa. Io non sono assolutamente stata pagata da questa ditta per farvi pubblicità eccetera eccetera, perché nel prossimo video caricherò delle immagini, cioè un video, ci sarà proprio un video dove assisterete a un make up fatto da una make up artist che è all'interno di questo negozio e appunto mi hanno dato la possibilità di girare questo video, di riprendere i loro prodotti per farvi vedere comunque il prodotto. Ho swatchato qualche prodotto, ho fatto di tutto, ero la padrona praticamente là dentro e, quindi non sono stata assolutamente pagata, anzi ho acquistato di tasca mia dei prodotti. Quindi non voglio che se ne parli su YouTube come sta capitando ad alcune ragazze che comunque tra virgolette sono fanno pubblicità occulta. Allora, se io vengo pagata da una ditta io sarò la prima a dirvelo. Calcolate che ragazze, veramente con me dovete, cioè, allora io amo l'onestà e voglio che pure da parte vostra ci deve essere la stessa cosa, la stessa onestà. Quindi se io verrò pagata un domani da una ditta, ve lo dirò, sarò la prima a dirvelo. Quindi ora, non sono stata pagata per sponsorizzare questa marca, anche perché io vi sto facendo soltanto un video haul. Se i prodotti poi non mi piaceranno, li recensirò, e che non mi saranno, se non mi sono piaciuti lo dirò senza nessun problema, però appunto ho preso i prodotti che lì mi sono piaciuti di più, quindi sono contenta di farvi vedere il video dove c'è questa ragazza appunto che trucca, che poi saluto tutte tra l'altro, che trucca la sua collega. Davvero simpaticissime, dolcissime, disponibilissime e invogliano da morire. Allora, che cosa ho preso? Ho preso 4 prodottini e ho speso 30,80 euro. Allora, all'inizio io dico nel video che i prezzi sono accessibilissimi, però effettivamente mi sono ritrovata con 4 prodottini a 30 euro. Allora, questo è lo scontrino It Style. E allora ho preso un paio di ciglia finte che devo dire mi sono piaciute tantissimo quando le ho viste. Se vi state chiedendo lo smalto che ho su adesso, aspettate, è il 09 Purple Magic di Essence, 03, questo qui. Ok, quindi mi sono piaciute tantissimo e all'interno hanno una colla per ciglia finte validissima, per questo le ho prese, perché io in mancanza della duo, sì, mi scuso se c'è, lo so, lo vedo pure io, un forte distacco tra il collo e il viso, perché alla fine appunto mi hanno truccata gratuitamente, ovviamente, truccano gratuitamente, questa è un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi, quindi se volete andarvi a fare un make up, magari un bel sabato, andate là, truccami, vi truccano gratuitamente, e quindi mi hanno detto che la colla è validissima, ho visto l'applicazione delle ciglia finte con la colla che stava all'interno, e appunto in mancanza della duo proverò questa. Se non è buona ve lo dirò assolutamente, sarò la prima a dirvelo. Allora, poi, quindi queste ciglia finte belle, molto molto folte, mi piacciono tantissimo.
davvero tanto. E queste vengono 6,95 euro. Mi scuso se ve lo sto dicendo di nuovo. Poi, che altro ho preso? Ho preso due smaltini. Allora, uno quando l'ho visto, allora io volevo uno smalto proprio un rosa antico, e la ragazza mi ha consigliato questo, che vi sembrerà molto simile al Particulier di Chanel o al facsimile. Io ho preso il 101 della Coste, ma in realtà è diverso il colore, è molto ma molto più chiaro e più sul cipria. E questo costa 3,95 euro ed è il numero 6. Numero 6, color cipria. Qui c'è scritto smalto carne. Quindi sul listino, quando lo passano alla cassa, vi verrà fuori smalto carne. Ma è il numero 6. Quindi questo qui. Altro smaltino, visto che si sta avvicinando la primavera e meno male l'estate, è questo smaltino rosa, molto molto bello, mi piace tantissimo, l'ho visto pure applicato ed è davvero carinissimo anche questo, e questo è sempre 3,95 euro, molto molto carino. Però io credo che questi colori qui stiano molto bene a... forse sono un po', non so, un po' volgare sulle unghie un po' più lunghe, però stiano benissimo per chi ha le unghie un po' più corte, non so, mi piace di più l'effetto, ecco. Quindi credo di accorciarlo un po', proprio perché mi piace di più l'effetto. Ultimo prodotto che ho preso, che allora... Io l'ho preso perché? Perché nel video si sentirà, perché la ragazza spiega la base, che sta mettendo la base appunto sulla sua collega, e appunto è un primer. Il primer, noi conosciamo quello di Too Faced, conosciamo quello di Kiko, conosciamo quello di Avon, conosciamo un sacco di primer. Allora, questo è un primer per tutto il viso e anche per gli occhi, e devo dire, io l'ho visto appunto utilizzare e ho avuto modo di poterlo provare nel negozio, testare sulla mano, non provare sul viso, quindi provare tra virgolette. Sono 30 ml di prodotto e questo è quello che costa di più di tutti, perché costa 15,95 euro. Allora, che cosa fa sto primer? L'unica pecca di questi prodotti, devo dire, è che non hanno una confezione. A parte le ciglia finte, il resto non ha confezione, cioè non hanno uno scatolino. No, te li danno così. E altra cosa, non ho richiesto campioncini, strano però, perché io di solito richiedo sempre campioncini. Quindi, devo appunto vedere com'è questo primer, perché... A prima impressione mi è piaciuto tantissimo. La ragazza mi ha detto che aiuta molto a restringere i pori e quindi dare un aspetto completamente uniforme al viso prima di applicare il fondotinta. Visto che io comunque utilizzo il fondotinta in mousse, non lo so, mi ha tirato e l'ho preso. Quindi questo 15,95 euro. Quindi ragazze, io ho finito, quindi dopo questo prodotto non ho preso più niente, perché effettivamente sono un po' fuori limite. Che dire, spero che questo video vi sia stato utile per chi è della mia città o per chi conosce già i prodotti It Style. E niente, poi vi farò assolutamente sapere come mi sono trovata con questi prodotti, perché è giusto. Che altro dirvi? Poi magari un altro video vi faccio vedere i prodotti che ho fatto, che comunque sono cose così che si comprano quotidianamente. e che altro? E niente, alla prossima, e spero che il prossimo video dove vi mostrerò appunto il negozio e tutto il resto vi piaccia. Un bacione, ciao ragazze!